Buonasera, benvenuti al TG Nord. Giornata decisamente densa di impegni per il presidente della Regione Lombardia, segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Ha aperto l'agenda odierna all'appuntamento a Sesto San Giovanni per la firma della cessione delle ex aree FALC per la costruzione della nuova città della salute. Un appuntamento a margine del quale Maroni ha parlato della situazione politica, della crisi di governo e dei futuri scenari. Sentiamo l'intervista di Ilaria Tettamanti. Politica nazionale, domani Letta va in Parlamento, a questo punto cosa succede alla Lega, cosa fa? Noi siamo all'opposizione, immagino che Letta verrà e presenterà il programma che ha presentato al momento del suo insediamento, e quindi se sarà così, immagino che sarà così, e noi ribadiremo il nostro voto contrario ad un governo che riteniamo abbia penalizzato fortemente il nord. Dietro l'uscio, dietro la porta, c'è un'elezione o no? No, non credo che succederà questo, perché se dovesse avanzare questa ipotesi, immagino che succederà come è già successo quando è venuto meno il governo Prodi, che ci sia un gruppo di parlamentari che per non perdere il posto si metteranno a sostenere il nuovo governo. È già Capisci, successo, insomma. sì, è già successo in passato. Non so quanto il presidente Letta abbia interesse a continuare un'esperienza di governo così scricchiolante, basata su fuoriusciti, però è una decisione che prenderà lui. Senta, ma cosa ne pensa di quello che sta succedendo nel PDL? Non penso nulla, osservo e mi interessa quello che succede, perché in Regione Lombardia, in Piemonte e in Veneto in tante amministrazioni siamo alleati col PDL, quindi mi interessa capire qual è l'evoluzione. Ho sentito Berlusconi, ho sentito un po' di esponenti del PDL e ovviamente tengo sotto osservazione l'evoluzione del PDL, che giudico, che reputo complessivamente una cosa positiva. È un'evoluzione, situazione complicata, ma un'evoluzione verso un nuovo modello, un nuovo sistema, e noi siamo molto interessati a questo perché riguarda il futuro della coalizione di centrodestra. L'assenza di un governo può portare dei ritardi per il progetto di Expo? No, io penso di no, perché le procedure sono state tutte messe in atto, il governo c'è, anche se dimissionario, non so se dimissionario, ma insomma, e non credo che la situazione di crisi possa durare o durerà tanto. In ogni caso Expo va avanti, non mi pare che ci possono essere nel breve termine ripercussioni negative. Certo, se la crisi dovesse durare mesi, allora sì, ma non mi pare questa la situazione. Il resto della Lega rimane confermato per metà dicembre. Sì, 14-15 dicembre abbiamo esteso la possibilità di partecipare alle elezioni dirette del segretario a tutti i militanti con un anno di anzianità di iscrizione, non di 5 come avevo ipotizzato io, che allarga la platea a quasi 20.000 militanti. È una grande operazione di democrazia, una novità assoluta, e il segretario che sarà eletto avrà la legittimazione del popolo della Lega. Confermate le date, confermata la strada e la procedura.